oggi siamo lieti, fortunati che abbiamo qui con noi il dottor Filippo Addari, che è amministratore delegato di una di queste organizzazioni, no, illuminate, io ritengo, perché guardano al futuro, che sta promuovendo l'iniziativa MIND. Quindi volevo chiederle di presentare la sua istituzione, come è nata l'idea di promuovere e sostenere MIND e qual è il ruolo della sua istituzione. La ringrazio molto, è un onore e sempre un piacere parlare di MIND. Plusvalue, la società che ho creato insieme a Fiorenza Lipparini nel 2015 a Londra, di fatto esiste per creare progetti di visione e di coraggio, come MIND. Una sfida. È una grande sfida. In realtà quando noi abbiamo cominciato a pensare a MIND, pochi ci credevano. Pochi, come sempre. Le grandi idee innovatrici lasciano gli altri perplessi, scettici, ti fanno una risata e ti salutano. E a volte gelosi e possono creare degli anticorpi. Assolutamente sì. Due passi indietro. Plusvalue è una società particolare perché di fatto nasce dalla nostra esperienza di policy su quella che oggi si chiama la transizione climatica giusta e digitale, cioè in altri termini la necessità di cambiare paradigma di sviluppo, ma l'opportunità dei grandi nuovi mercati del futuro. E questo l'avevamo capito molto prima, perché facevamo un lavoro di policy, lavorando con il governo britannico, il governo New Labour, che ne parliamo di ormai decadi fa, sono molto più vecchio di quello che sembra, e con l'Unione Europea, quindi con comunque istituzioni pubbliche abituate, uno, alla visione lunga, secondo il ruolo del policy maker, che spesso si dimentica, è quello anche del market maker, quindi fare quegli investimenti e quelle attività legislative, normative, che creano i presupposti del mercato del futuro. Perché dico questo? Perché per certi versi mai dell'espressione di questo, fare un salto in avanti creando delle piattaforme, uno spazio che crea poi le opportunità per i progetti del futuro, per le istituzioni che hanno voglia di lavorare in una prospettiva di futuro, il che vuol dire che spesso i risultati non sono immediati. Chi ha fretta non capisce il valore di un posto come questo, perché è un posto che genera valore nel tempo. Quindi, quando abbiamo creato Plusvalue anni fa, con l'idea di diventare un piccolo soggetto, un'enzima che entra nei grandi sistemi complessi, nelle grandi reazioni chimiche, economiche, sociali e politiche con i grandi player, e da enzima innesca delle reazioni che poi creano i nuovi business model, i nuovi mercati. Sempre con l'idea che sia fondamentale sì generare crescita, fine, sì generare profitti, ma in realtà tutto questo deve essere equilibrato anche con una creazione di valore sociale, ambientale, coraggiosa e visionaria. Questo è molto in linea anche con la missione di ITT, cioè innovazione e trasferimento tecnologico, perché ITT, attraverso la sua piattaforma, vuole aprire un dialogo con i vari stakeholders, sia delle aziende, no? Aziende biotech, pharma, con università, con i ricercatori, perché è dall'idea anche della ricerca di base, no? Io sono farmacologo, quindi ricerca di base, nascono poi delle idee che possono poi essere trasferite in prodotti. Quello che manca in Italia, e MIND potrebbe essere molto utile per aumentare questa partnership pubblico-privato, è il fatto che in Italia noi, la ricerca italiana, come numero di pubblicazioni, siamo al top. Se però andiamo a vedere i prodotti di queste, quindi il trasferimento, non siamo al top, siamo troppo indietro. Quindi, in favorire il rapporto pubblico-privato è fondamentale anche per il discorso
del ricercatore, della qualità della ricerca, ma poi per arrivare a dei prodotti utili poi sul mercato, come dice lei, ma utili poi alcuni farmaci biomarcatori fondamentali per il paziente, assolutamente, per la qualità sì. di vita del paziente. E quindi il rapporto pubblico e privato al Mind è questa partnership sostenuta. Fondamentale. Partiamo dal privato in questo caso, perché poi Lendlease ha un ruolo fondamentale nell'avviare questo progetto. Di fatto Lendlease è uno sviluppatore, cioè è un real estate, un immobiliarista si chiamerebbe in italiano, che oltre a costruire in realtà mette anche il capitale, cosa che è già quello un modello internazionale meno italiano, e gestisce poi lo sviluppo nel tempo per conto appunto degli investitori. Mind è qualcosa di molto di più. Infatti Mind è stato un progetto pensato idealmente a Londra, dove Plusvalue, Lendlease sono incontrati e hanno fatto i primi passi, dove a Londra però non ha mai trovato lo spazio e le condizioni per essere realizzato. Vuoi sapere perché? Perché fino al Covid chi faceva real estate faceva soldi senza innovare assolutamente niente. Perché il modello era building, sviluppo, possibilmente faccio solo commerciale, appartamenti per ricchi, vendo. In Italia, mercato molto più complesso, con meno risorse e con meno facilità, come dire, a uscire da un investimento, per forza si doveva diventare qualcos'altro. Infatti, e questo è un dato oggettivo, quando il pubblico mise a auction, a gara, il terreno di Expo, non si presentava nessuno. Perché questo terreno, con quel vecchio modello di sviluppo immobiliare, non valeva niente e non vale niente. Mind vale per tutte le attività, o meglio, per quell'ecosistema di ricerca e innovazione che è stato costruito in questi anni. Il contenuto c'è il framework, ma poi c'è... È il contenuto che guida la creazione di valore in questo luogo, e lo fa anche dal punto di vista del real estate, e questo gli investitori lo capiscono, anche chi non, come dire, non aderisce idealmente in questo al nuovo modello di sviluppo, dal punto di vista strettamente economico-finanziario capisce il valore di questo. Bene, nelle costruzioni, no, che avverranno, già c'è l'ospedale Galeazzi, c'è cioè Human Technical, yeah. Però arriverà anche il campus della mia università, certo. La statale, no, tutto il campus scientifico, con più di 22.000 tra docenti, non docenti e studenti. Esatto. Quindi questo diventa un hub un po' high tech, veramente di grande livello internazionale. Quindi domanda anche... Scusami, dimmi. Quello che tu hai appena menzionato, certo, quello che hai appena menzionato è anche la ragione per cui questa è una partnership pubblico-privata. Esatto. Perché è fondamentale. Il campus, lo Human Technopole, anche l'ospedale sono presenti perché è un lavoro che è stato fatto dal pubblico, certo. E dal privato, da Area Expo e dalle Lendlease. Esatto. E ti dico di più. L'inizio, come dire, il kick-off e il rischio iniziale di chi ha investito inizialmente è stato pubblico. Il pubblico che da una parte ha investito sullo Human Technopole per creare il centro di ricerca della genomica di eccellenza, è quello che ha, diciamo, guidato la decisione e oggi finanzia la creazione della statale di Milano, del nuovo campo della statale di Milano, è quel soggetto che con, direi, moral suasion, non sto raccontando niente di nuovo, ha convinto il gruppo San Donato a fondere e portare qui il nuovo ospedale. Facendo questa operazione, di fatto ha creato le condizioni perché poi Lendlease intervenisse con il suo impegno nell'ordine di miliardi, certo. A fare un investimento sullo sviluppo di tutta l'area e sulla gestione e l'attrazione
di tutti gli altri player, soprattutto privati, come ad esempio AstraZeneca e Illumina, quindi grandi imprese internazionali, che si collocano qui a Mind. È nel tandem tra il pubblico e il privato che poi si generano i risultati. E qui si creerà un parco scientifico di altissimo livello, con aziende pharma, biotech, incubatori, cioè Bio4Dreams, per esempio, è già presente. Quindi diventa un polo a livello nazionale di high tech, ma anche a livello internazionale. E questo modello potrebbe essere esportato? Allora, sicuramente sì, nel senso che c'è una storia. Anche l'Italia, qui siamo a Milano, ma noi vogliamo investire anche... Replicato in Italia, perché ci sono centri di eccellenza a centro e a sud dell'Italia. Allora, secondo me dovremmo guardarlo così. Qual è la strategia di espansione, chiamiamola in questo modo, di un soggetto, di un innovation district come Mind? Hai diversi livelli. Primo livello, il territorio. In realtà Mind ha immediatamente un effetto di riqualificazione di tutta l'area limitrofa. Quindi, uno, hai uno sviluppo, quello di Euromilano, che era uno sviluppo soltanto di abitazioni familiari principalmente. Sì. Prima, come dire, era in mezzo al nulla, adesso con uno sviluppo di questo tipo di 70.000 persone, quello trova già una funzione. Assolutamente. E tutto l'abitato nella ultima periferia di Milano, però i cui valori sono bassi, bassissimi, adesso ha questo effetto di riqualificazione, di tutta la valorizzazione e riqualificazione, che vuol dire anche che per quelle persone che hanno proprietà in questo ambito, che non sono sicuramente i grandi proprietari, hanno visto il loro patrimonio aumentare di valore. Seconda cosa, ha un effetto sull'ecosistema milanese-lombardo, perché comincia, e ecco, l'abbiamo fatto fin dall'inizio, a creare progettualità sia nella ricerca di base, sia in quella che è la commercial translation, ricerca traslazionale, esattamente, per i grandi centri di ricerca, per le aziende, quindi crea valore in tutta la catena del valore nelle life science, con un effetto crescente nel tempo, tant'è vero che già Mind ha creato milioni e milioni in nuovi progetti di ricerca e sviluppo. Certo. E nel life science in senso più ampio, perché il life science vuol dire anche well-being, sport, cibo, quindi hai un effetto accrescitivo ed espansivo. È un punto di riferimento per altri grandi sviluppi in Italia, soprattutto al sud. Noi abbiamo ad esempio fatto un piccolo progetto con Invimit sulla riqualificazione dell'ex manifattura tabacchi di Bari, trasformata in un nuovo grande centro di ricerca con il CNRR. Abbiamo preso un pezzo della città di Bari che era in preda, come dire, al degrado, e l'abbiamo trasformato in nuovo polo di creazione di valore e di riqualificazione urbana. Bisogna sempre pensare a questo. Certo. Seconda cosa, ultimo livello, il livello internazionale. Mind fin dall'inizio ha cominciato a creare, Lease, Area Expo, relazioni dalla Svizzera all'Australia al Canada. Oggi abbiamo, lo possiamo dire con grande orgoglio, anche il primo progetto che prende a riferimento Mind e che lo... Non è corretto dire replica, perché questi progetti sono sempre unici. Sì, però prende, come si dice in inglese, le lezioni di Mind e le ripropone in un contesto diverso. Stiamo parlando del progetto di riqualificazione della stazione di Houston a Londra, quindi il grande progetto di riqualificazione urbana in the UK, valore 10 miliardi di sterline, progetto sponsorizzato dal primo ministro, quindi come dire, ecco, lì ad esempio in Inghilterra c'è, come dire, una maggiore enfasi da parte del governo rispetto a un progetto di questo tipo. Ma la cosa che secondo me è più interessante, che è importante che italiani e milanesi capiscano, quel progetto è stato rideclinato, è partito già da diversi anni, non è andato da nessuna parte. Oggi Lend Lease porta la lezione, perché è la società che è lo sviluppatore che è stato ingaggiato dal governo per portare avanti il progetto, porta la lezione di Mind e
riqualifica parte di quel progetto come un innovation district, mobilitando le istituzioni della ricerca e innovazione del territorio, quindi l'università, University College London, il Wellcome Trust, il Crick Institute, che è l'equivalente del Human Technopole, e in un certo modo accorciando i tempi di implementazione, perché è stato fatto online e quindi oggi il progetto di Houston nella sua creazione dell'Innovation Ecosystem sta andando a una velocità incredibile, noi siamo coinvolti anche in questo. Fa due cose: uno, sta creando un ponte tra Mind e il nuovo polo della ricerca e innovazione sulle life science a Londra, quindi una opportunità fantastica per tutte e due, che in un qualche modo, io dico sempre, porta Milano a Londra, ma porta anche Londra dentro you. Quindi ho una proposta, no? Prego. Beh, prima di tutto mi fa piacere che Milano ha battuto Londra. In questo caso sì. In questo caso. Però perché non facciamo una qui a Mind, poi possiamo anche fare più avanti, poi quando sarà più avanti anche il progetto di Houston, in un joint venture tra Milano, tra il Mind di Milano e tra i ricercatori, le aziende, tutti i vari stakeholders che vogliono investire qua e che anche probabilmente sono interessati, quindi a Londra, quindi Milano a Londra, Londra a Milano, ma creare anche una joint venture, un workshop dal punto di vista scientifico. Allora te la rilancio io sul tuo rilancio. Secondo me questa cosa dovrebbe venire dalla facoltà di medicina di UNIMI, sì, che è una delle migliori in Europa e nel mondo, assolutamente, con la facoltà di medicina di UCL, UCL che è un altro, certo, top, certo, e sono i due cuori sono delle ancore su tutti e su due i progetti, creare un dialogo con gli altri stakeholder, ma collaborazione, no, collaborativo, assolutamente collaborativo, progetti di collaborazione. Allora io mi impegno da parte mia, essendo professore emerito della tu giustamente puoi di Milano, e tu come professore a UCL, va bene, ci risentiamo, magari, certo, non dico quest'anno, ma di fare qualcosa all'inizio dell'anno 21. Molto volentieri. Anche perché questo rientra poi nella missione sia di Mind e nostra, di ITT Biomed, cioè quello di attrarre anche ricercatori e istituzioni, stakeholders dall'estero, portare in, certo, Italia. Questa è una delle missioni di ITT Biomed con EDRA. Allora, su questo lasciami chiudere su due, oltretutto, spunti che in realtà sono nati da questi cantieri. Abbiamo imparato, lavorando su Mind, che ci sono degli aspetti di questi progetti che non sono apparentemente core, cioè non è la partnership pubblico-privato, non è il modello di investimento, non è lo sviluppo strettamente dell'ecosistema ricerca e innovazione, ma che sono altrettanto fondamentali perché tutti questi crescano. Cioè, questi luoghi, ad esempio, innanzitutto devono anche essere luoghi di benessere, perché le persone vanno dove c'è benessere. E benessere non è solo dal lavoro e dal business model, ma è dalla capacità di creare un luogo inclusivo, accogliente, verde, di partecipazione collettiva degli stakeholder della comunità. Quindi su Mind, in questo senso, abbiamo fatto delle prime sperimentazioni di attivazione di tutta la comunità, utilizzando ad esempio strutture esistenti, quindi anche con, come dire, a budget quasi zero, quindi riattivazione e uso temporaneo degli spazi per ospitare, cioè per incoraggiare o semplicemente ospitare delle attività che poi portano alla creazione di quelle relazioni, certo, che sono poi la base della collaborazione, della ricerca e dell'innovazione. Certo. A Londra, dall'altra, stiamo pensando un altro passo in più, complementare se vuoi, cioè creazione anche invece in questo caso di finanza o di prodotti finanziari dedicati allo sviluppo sociale, perché come lo sviluppo della ricerca e innovazione aumenta il valore degli immobili, ma anche lo sviluppo sociale aumenta il valore degli immobili. Questa cosa la stiamo sperimentando di nuovo a Londra, mettendo insieme di fatto un social bond per lo sviluppo di Houston.
Allora, rifacendomi a quello che dicevi tu, nel momento in cui tu cominci a mettere in relazione questi progetti sono dei cantieri, dei laboratori di innovazione, sì, che se messi in connessione, uno sperimenta qualcosa che poi può essere applicato da un altro sperimenta qualcos'altro che può essere riportato, cioè crei un livello di sperimentazione e innovazione al quadrato e al cubo che beneficia, certo, della sperimentazione di tutti questi siti. Oggi lo si fa nella ricerca, ad esempio, medica, perché tutti i ricercatori, certo, sono connessi. Non lo si fa sullo sviluppo urbano. Non lo si fa in questo modo. Ma questa è l'occasione, perché serve lo sviluppo urbano in una situazione scientifica e quindi per la cittadinanza, per il pubblico, far capire che la scienza è fondamentale per il progresso. Certo. Perché ci sono molti movimenti antiscientifici. Direi che c'è questa promessa, no, di creare questa, certo, joint venture. Io penso che a nome anche di Edra, no, e quindi del nostro progetto ITT Biomed, ringrazio il professor Filippo Addari e ci ritroveremo magari più avanti per vedere il risultato di questa nostra discussione. Molto volentieri ringrazio voi. E ci vediamo presto. A presto. A presto.